Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un bel lavoro ci aspetta. Allora, cambio il sesto d'impianto dei pomodori, non faccio più le canne incrociate come ho fatto gli altri anni, come ho fatto finora. Provo a mettere uno di quei pali che è da 5 ogni 3 metri, li leggo sopra e poi legherò i pomodori con il filo. Ho visto alcuni video, mi è piaciuto molto come sistema, è molto veloce e poi è un sistema che terrò in modo permanente. Ho preso questi pali da 5, ho messo della catramina, non l'ho messa in punta, ho seguito un po' il consiglio che mi ha dato il venditore, un signore più grande di me, e mi ha detto di lasciare questa parte che se si deve marcire si marcisce questa, ma almeno l'acqua ha modo di sfogare, non lo so se è vero o meno, ma ho seguito il suo consiglio, insomma. Entrerò nel terreno per 50 centimetri, 2 metri rimarranno fuori, ho lì il battipalo e ho la trivella che mi ha prestato il mio amico Davide, che ringrazio pubblicamente perché senza quella avrei faticato molto di più. Ci mettiamo al lavoro e vediamo un attimino cosa viene fuori. Dopo aver messo i pali, stenderò per terra i 10 centimetri di compost perché voglio coltivarli in modo no dig questi pomodori qua. Il sesto di impianto sarà a 50-60 centimetri tra le piantine. Tra le piantine di pomodoro metterò una pianta di basilico. Mi posiziono a circa 1,5 metri dalla recinzione perché devo mettere un contropalo impiantato nel terreno che con un tirante mi tenga bene in tensione il palo che metterò sia di qua che di là. Qui sono soggetto a raffiche di vento che spostano proprio i sassi. Sì, fanno paura, quindi ho bisogno di questo sistema, altrimenti quando i pomodori sono grandi viene giù tutto. Due parole sulla trivella, è la prima volta che la uso, quindi ammetto la mia scarsa dimestichezza, ma insomma è un attrezzo abbastanza elementare, però bisogna fare attenzione. Mi è successo prima, non stavo riprendendo, se la trivella nel suo girare trova un sasso, un qualcosa, si blocca e ovviamente bloccandosi sotto gira sopra. A quel punto bisogna essere svelti e lasciare tutto, lasciare proprio togliere le mani, altrimenti ci si fa male, perché questa ha una coppia che è importante, quindi non si blocca insieme alla trivella, lei gira e gira tutto quello che ci sta attaccato, quindi si lascia semplicemente, si ruota manualmente, si svita e si tira via. Avete visto poi che mano a mano che scendevo tiravo su per tirare via la terra. Questo è un consiglio che mi è stato dato da chi me l'ha prestata, che ringrazio. Abbiamo soltanto due elicoidali qui, non hanno la possibilità di tirar fuori come una vite senza fine la terra quando queste vanno più profonde del piano stradale, insomma del piano di terra. Quindi bisogna manualmente tirarla fuori per tirar via la terra che si accumula sopra, insomma poca roba. Questa è una trivella ovviamente modificata, ce ne sono altre che hanno più elicoidali e il problema non si pone, insomma, ma va bene lo stesso, fa il suo lavoro, lo fa molto bene. Allora qui ora tra un palo e l'altro ci sono 7 metri. Ho due possibilità, o metto un palo ogni 2 metri e mezzo circa, o ne metto uno a 3 metri e mezzo. Adesso voglio fare un test, così risparmio un palo, se funziona riesco a fare una fila in più, che ne ho soltanto 10. Lo metto a 3 metri e mezzo, ho steso un fil di ferro da quel palo là a quel palo lì, quindi adesso qui ho fatto il segno, più o meno siamo a 3 metri e mezzo. Vediamo come va. Metterò un cavetto di ferro zincato in alto, poi dopo vi faccio vedere la legatura, che prenderà i tre pali, in modo tale che fra di loro comunque abbiano una certa stabilità. E poi, come vi dicevo all'inizio del video, farò due contropali da una parte e dall'altra con i tiranti, sempre col filo di ferro zincato. Allora abbiamo circa 2 metri fuori terra, non è moltissimo, io gli anni scorsi arrivavo anche a 2 metri e mezzo con le canne però.
La struttura è finita, come avete visto sopra si è tirato anche il cavo di ferro che avevo messo sopra, ovviamente tirando poi i pali. Faccio una panoramica di insieme, forse li ho messi pure dritti, incredibile, forse li ho messi dritti, lo vedremo. No, quello centrale è leggermente storto, e vabbè, pazienza. Qui metterò una striscia di compost da 10 cm, come vi dicevo prima, e poi vi metterò direttamente i pomodori. Poi vedremo l'operazione di legatura con lo spago, che mi deve arrivare quello buono. E nel frattempo faccio un'altra fila qui, se non due. Allora, dal momento che quest'anno ho deciso di convertirmi al no dig completamente, non potevo esimermi dal fare anche i pomodori in questo modo qui. Allora, se non avete visto il video sulle patate, dove l'avevo spiegato, adesso lo ridico qui, magari qualcuno non l'ha visto, qualcuno tanti. Allora, la teoria del no dig è semplice: non bisogna toccare il terreno, non bisogna scavare, perché così si preserva tutta la flora e la fauna che c'è all'interno del primo substrato di terra, dove ci sono i lombrichi, ci sono i microrganismi, ci sono i funghi e quant'altro, insomma, tutte cose che se noi andiamo a scavare ovviamente roviniamo inesorabilmente. Detto questo, il prossimo passo da fare, io qui ho tagliato l'erba prima di fare di questa lavorazione qui. Il prossimo passo da fare è quello di stendere il cartone per terra. Non è obbligatorio, però stendendo il cartone per terra di questo vergine, non colorato possibilmente, si hanno un 6 settimane circa di tranquillità dalle infestanti. Non riescono a venire su subito, quindi ci impiegano un 6 settimane a bucare il cartone, che questo col tempo si disgrega e torna al terreno ovviamente, e quindi ci dà quel mese, mese e mezzo di tempo per assestare le piantine e avere un pochino l'aiuola pulita dalle infestanti. Ecco, tutto qui. Si può anche non fare, io con alcuni cassoni l'ho fatto, non ho messo i cartoni, non li avevo, e il problema è appunto che adesso cominciano a uscire i primi infestanti, ma sono talmente poche che nel giro veramente di 10 minuti al giorno si tolgono. Poi farò un video apposta. Dunque adesso vediamo un attimino la stesura del compost. Faccio altre carriolate e poi lo sistemo per avere un 10-15 cm di spessore. Ecco, fatta questa operazione qui, adesso con un rastrello cerco di dargli una forma, una proda. Prendo altre carriolate, gli do ancora un po' di spessore qua al centro. Poi faccio la stessa cosa con l'altra fila e mi sa che farò un'altra fila ancora. Io mi sono avanzati 3 pali, quindi anzi 4, qualcosa farò. Oh, ecco qua. Allora, ancora un paio d'ore di lavoro dall'ultimo spezzone di video e ho fatto le due prode. Ecco qua, una, due. Sono circa 7 metri l'una. Le piantine andranno posizionate a 50 centimetri circa l'una dall'altra, massimo 60. Mi ero trovato bene anche con le 50 cm gli scorsi anni, comunque. Adesso vediamo. E di qua ne ho messi altri 3 e manca il quarto perché era l'ultimo. Mi si è spezzato mentre lo battevo col battipalo. Meno male che non mi sono fatto male. Si vede che aveva i suoi anni. Allora, visto questo, adesso con la catramina li ripasso tutti completamente, quindi spero che mi durino qualcosa in più, insomma. Volevo già mettere i pomodori, solo che tirando via il compost dal cumulo mi sono accorto che ancora nella parte centrale stava fermentando, era molto caldo. Pensate che la mano sopra non riuscivo a tenerla, ci saranno stati 50-60 gradi. Quindi lo faccio riposare un giorno e domani metto giù le piantine, così il tempo che si raffredda, se no mi brucia le radici. Ho messo a dimora i primi pomodori, li ho messi con un sesto di impianto con una distanza tra uno e l'altro di 60 cm, perché ho là la gocciolante a 30 cm, quindi tra un pomodoro e l'altro ci metterò il basilico come di consueto, o un'insalata, che ho visto che qui nel vassoio del basilico mi è uscita fuori anche qualche insalata. Che faccio, la butto? Invece la metto, e la metto per consociazione. Prendo le piantine più belle. La distanza di 60 cm tra una pianta e l'altra è ottimale, si può arrivare anche al metro, eh. Io ho visto 50, siamo al pelo,
60 comincia a essere abbastanza buono. L'ideale sarebbe 70-80, ma poi a me ci starebbero troppi pochi pomodori, quindi mi regolo col 60. Che profumo di basilico. Bene, vado avanti da solo. Quando ho finito poi faccio una panoramica d'insieme e poi vi faccio vedere un attimino la gocciolante quando sarà messa al posto giusto. Allora, rettifico quanto ho detto prima. Vedete che l'esperienza non è mai troppa. Allora, io cosa ho fatto? Ho messo le piantine, poi ho messo la gocciolante, convinto che avesse un passo da 30, come vi avevo detto prima. Invece, poi montandola, mi sono accorto che ha un passo da 20. Quindi alcune piantine ho dovuto spostarle di qualche centimetro. E lì dove avevo dei buchi liberi, ho aggiunto o basilico o i fiori, nasturzio e tagete, eccoli qua. Cosa che non avevo mai fatto prima, li ho coltivati io i fiori, sono i miei. Li ho messi nel semenzaio, però dico la verità, non l'avevo mai fatto prima. Adesso gli ho dato una buona bagnata e oggi finisco di aggiustare un paio di cose. Ho questo rubinettino qui che perde, quindi dovrò allungare un tubetto all'interno. Poche cose, insomma, do un'occhiata generale. Pianta a goccia funziona bene. Adesso le piante sono posizionate esattamente sotto. Vedete? Comunque gli ho dato una bagnata con la pompa. Lì ho preparato un altro cassone, lì probabilmente verranno un paio di zucchine, forse, non lo so, vediamo. Qua ne vanno altri 4, altri 3-4 di cassoni. E sì, prima ho dato una pulita a terra col rasaerba. Avrete visto sicuramente, spero, il video sul canale. Comunque c'è anche la recensione sul blog. E questi sono i fiori che avevo preparato io, che devo finire di mettere. C'è ancora tanto lavoro, stiamo raccogliendo le fave e devo fare spazio per meloni, angurie e quant'altro. Lì adesso esula un po' dal discorso dei pomodori, comunque questo lo vedrete nell'altro video. Peperoni, peperoncini, ho messo qualche cavolo come consociazione, ho un po' di spazio per mettere delle melanzane che a me non sono venute, quindi dovrò andarle a comprare. Dai, comunque tornando ai pomodori, questo è tutto. Per quanto riguarda la legatura dei pomodori, ancora sono piccoli, quindi ci vorrà una settimana, 10 giorni affinché possa iniziare a legarli e poi farò un altro video. Bene, dai, è tutto per questo video qui. Come sempre, grazie per essere stati con me. Mettete un like se vi è piaciuto, se avete consigli da darmi, come sempre sono ben disponibile a imparare un po' quello che fate voi, mi fa molto piacere. Mettete un like, condividete. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.